Buongiorno! Ciao ragazze, mi sono appena svegliata, quindi ho i capelli un po' schifosi e ho la voce un po' strana. Comunque, stamattina mi sono arrivate un paio di cose che ho ordinato. Per prima cosa è questo bellissimo pacchetto. E in più mi è arrivato, non so se si vede bene, aspettate che cambia. Mio letto nuovo che oggi o stasera dovrò montare, dipende da che. Vediamo se riesco ad aprire con una mano. Ok, quindi questo è il vestito, non ve lo faccio vedere bene perché voglio fare un vlog al matrimonio, quindi lo vedrete poi. Poi ho preso questa maglia, aspettate che l'apro. Ho preso questo oversized jumper che sembra tipo l'uniforme delle infermiere all'ospedale qua a Londra. E poi ho preso un paio di jeans. Ok, questo è il paio di jeans che ho preso, che praticamente stavo buttando il pacchetto e ho notato che avevo ordinato pure questi. Sono questi tre crop tops con, sinceramente erano 3 per 9,50, quindi non si può. Cioè, non potevo non comprare. Ho la lavatrice che sta andando. Oggi devo andare in palestra, poi devo andare dal dottore, poi devo incontrarmi per cena con una mia amica. Quindi ho deciso di portarvi con me. Ok, sto andando in palestra. Ho su tutti i colori di questo mondo. Infatti non vi faccio neanche vedere che cosa c'ho su perché mi vergogno abbastanza. Però per me, cioè sinceramente quando vado in palestra a me non mi interessa molto quello che c'ho su. Anche se alcune volte, vabbè, alcune volte sì, ok, compri cose della Nike, cose dell'Adidas, però sempre in palestra, cioè non vai per far la figa, vai per dimagrire. Ho finito in palestra, ci sono rimasta solamente 40 minuti. Adesso devo correre a casa, farmi la doccia, registrare un video, andare dal dottore e poi uscire. Già mi sta venendo un'ansia assurda perché non so come farò a fare tutte queste cose. Sono tornata a casa e praticamente mentre stavo uscendo dalla doccia mi è arrivato un altro pacco. Queste scarpe qui. Oh, che belle! Non vedo l'ora di metterla. Poi ho preso questa maglietta qui che è tipo mesh qua vicino sul collo praticamente e qui sotto. Ok, mi sto truccando in questo momento. Sinceramente sul mio canale non volevo fare make-up e cose del genere perché non mi reputo bravissima, però in tante mi chiedono come mi trucco, che prodotti uso e cose del genere. Vi faccio vedere velocissimamente che cosa uso. Come fondotinta uso due prodotti, ovvero Sleek, questo qui, che ormai è tutto rovinato e schifoso, scusate, che si chiama Be Beautiful Blemish Balm. Questo prodotto mischiato con il Dream Matte Mousse di Maybelline. Praticamente questi due prodotti messi insieme fanno miracoli. Le sopracciglia uso la matita di Sleek, che ormai è quasi finita, e si chiama Eyebrow Pencil Brown. Come vedete sotto le sopracciglia ho un correttore. Il correttore che sto usando in questo momento è praticamente questo qui, che non mi ricordo, credo sia di L'Oreal, però siccome lo sto usando da tanto tempo è andato via il nome, cose del genere. Non so se questi prodotti ci sono in Italia, comunque io quando vado in Italia non guardo molto, cioè make-up e cose del genere, perché secondo me in Italia non ci sono prodotti, o comunque non li ho mai visti, prodotti per ragazze di colore. Poi, come vedete, sembro una pazza in questo momento, perché sto facendo il contouring, e come prodotto uso questo è il coperchio, si chiama Black Opal,
Faccio questo setting per tipo 10 minuti mentre mi stiro i capelli, mentre mi metto le ciglia finte, cose del genere, e poi dopo lo correggo così sembro una persona normale. La gente qua non sa guidare, mi sta dando un fastidio assurdo, ragazzi. Non so, guarda, guarda questo idiota, guarda questo idiota. Traffico, traffico, adesso sto andando velocissimamente all'Asda, che sarebbe un supermercato, e è il compleanno di mia mamma tra un'ora, tra esattamente un'ora, e quindi li sto andando a prendere. Abbiamo ordinato una torta, solo che non riusciamo a prenderla fino a domani pomeriggio, e quindi li sto andando a prendere una di quelle torte che si vendono al supermercato. Il tipo che sta guidando il furgoncino sia al telefono. Sono tornata a casa, ormai è l'una, quindi adesso mi strucco e vado a dormire. Spero vi sia piaciuto questo video e se vi è piaciuto per favore mettete un pollice all'insù. E niente, buonanotte, ci vediamo lunedì. Ciao!